Bene, eccoci con Giovanni Solcin, oggi debutto con il Portogruaro, un debutto vincente, anche se la partenza ha fatto un po' penare i tifosi, perché prendere un 1-0 con l'avversario che correva su tutti i palloni e che ha anche giocato molto bene, siete stati bravi a mantenere la calma e a ribaltare il risultato. Ma sicuramente l'inizio non è stato dei più semplici, ma è normale quando c'è un cambio di guida tecnica, magari all'inizio si è un po' preoccupati, poi man mano che passava la partita la squadra ha reagito bene, ha trovato quasi subito il pareggio, siamo andati in vantaggio meritatamente e forse, no, sicuramente nel secondo tempo abbiamo rinunciato troppo a giocare e lì abbiamo così avvantaggiato tra virgolette gli avversari che ci hanno messo queste palle lunghe sopra in difficoltà, però noi dobbiamo partire da una base che se non la giochiamo abbiamo difficoltà con qualsiasi, perché abbiamo le capacità, le caratteristiche per farlo. Sì, mi sembra che nel secondo tempo forse il Portogruaro nel 3-1 ha un po' allentato, più volte ha avuto l'occasione di andare sul 4-1 e avrebbe chiuso in maniera definitiva, quel 3-2 verso la fine insomma fa pensare che non bisogna mai adagiarsi. Ma sicuramente nel calcio finché l'arbitro non fischia la fine non ci deve mai rilassare, anche perché quando sei in controllo della gara non devi mai far rientrare la squadra avversaria in partita, devi essere bravo a gestire i momenti, a passare i momenti difficili e soprattutto quando hai l'occasione devi rifare gol, perché le partite non finiscono mai prima. Sì, adesso ci sarà la sosta di campionato, si riprende il 5 gennaio, però noi abbiamo purtroppo Macan diffidato e mi sembra che forse salterà la partita con il San Giorgio. Sì, abbiamo due giocatori squalificati, uno è Macan e uno è Busato, sicuramente lo sappiamo tutti dell'importanza di Dennis, però abbiamo una squadra attrezzata dove ci sono anche delle alternative molto, molto valide, noi ci dobbiamo preparare al meglio perché chiunque giocherà e scenderà in campo una partita così importante deve fare la sua parte nel migliore dei modi. Beh, allora, in chiusura, lei oggi comunque, anche se da pochi giorni alla guida del Portogruaro Calcio, qualche cambio l'ha fatto, che impressione ha avuto? La squadra ha risposto come se l'aspettava? Ha risposto bene dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'impegno, c'è molto da lavorare a mio avviso perché dobbiamo gestire meglio i momenti, però è mia intenzione recuperare più giocatori possibile, perché per vincere, per arrivare alle mete ambite bisogna avere una rosa importante e tutti che diano il loro contributo, non si vince con 11 giocatori, si vince con 20, con tutta la rosa, con la società, col magazziniere, quando si arriva a degli obiettivi abbiamo bisogno di tutti. Bene, allora appuntamento ai tifosi al Mechia per il 5 contro la capolista, perciò tutti al Mechia, grazie mister. Grazie a voi, buon Natale a tutti. Grazie.